Amici internauti di QDS.it, ben trovati al solito appuntamento con la rubrica del Quotidiano di Sicilia. La regione non spende e la Sicilia affonda. Parliamo dei fondi europei, circa 18 miliardi a disposizione per gli anni 2007-2013, che la regione siciliana non riesce o non vuole spendere e porta la Sicilia ad una situazione critica dal punto di vista economico. Infatti, ad oggi sono stati impegnati soltanto il 9,5% del totale e spesi poco meno del 3%, intorno al 2,5%. Sono quattro i centri di spesa della regione: la formazione, la programmazione, l'agricoltura e la pesca. E diciamo che questo non spendere ha portato la regione ad una situazione veramente grave. È possibile vederlo nei dati relativi al 2010, ad esempio il lavoro che è arrivato a una disoccupazione del 13,9%, o ancora la disoccupazione giovanile al 38,5%. Dobbiamo qua ricordare come i giovani che addirittura non lavorano, non fanno formazione e tantomeno cercano lavoro, quindi gli scoraggiati sono uno su tre della nostra isola. Ma le cose non vanno meglio in altri settori cruciali per l'economia siciliana, come ad esempio l'agricoltura. Nell'ultimo anno, infatti, hanno chiuso circa 2.000 imprese agricole, si sono persi oltre 100.000 posti di lavoro e i redditi degli agricoltori sono diminuiti del 7%. E cosa fa la regione in questo campo, nell'agricoltura? Spende quasi niente. Sono cinque gli assi del piano di sviluppo rurale e ad oggi su 2,7 miliardi di euro disponibili sono stati spesi poco meno di 250 milioni di euro. Le cose non vanno meglio nemmeno nel settore delle costruzioni, degli appalti, dove negli ultimi 4 anni si è perso il 70%, c'è stata una diminuzione del 70% degli appalti, delle gare e del 65% degli importi delle stesse. Ebbene, in questo momento bisogna dare una svolta, bisogna cominciare a spendere in qualsiasi modo, aprire quindi i cantieri per dare occupazione. Infatti ricordiamo che con un investimento di circa 1 miliardo di euro si potrebbero dare 10.000 posti di lavoro. Quindi, se consideriamo il totale della spesa 2007-2013 di 18 miliardi, facendo un rapido conto, arriveremmo a circa 180.000 posti di lavoro disponibili per la Sicilia in 7 anni. Quando ricordiamo che oggi la disoccupazione vede 236.000 uomini disoccupati, persone disoccupate. È l'ora della svolta, basta piagnistei, basta restare con le mani in mano, bisogna assolutamente agire. Aspettiamo il governo che dia delle risposte a tutti i siciliani per risollevarci da questa situazione di cui ci siamo veramente stancati. Alla prossima. QDS, Quotidiano di Sicilia. Da 30 anni, la tua buona informazione quotidiana, dal martedì al sabato, in edicola.